Ottenere rimborsi su Fortnite illimitati a quanto sto vedendo, a quanto ho visto, si può fare. Quindi ragazzi, se voi avete acquistato della roba che vi siete pentiti o magari non vi piace, a quanto ho capito con questo video riuscirete ad avere rimborsi illimitati. Per fare rimborsi penso che quasi tutti quanti sapete come funziona, si va su impostazioni, sull'ultima categoria ovvero di account Epic, dopodiché inoltre una richiesta di rimborso. Richieste di rimborso totali: se acquisti involontariamente l'oggetto tramite V-Buck, hai 3 richieste di reso totali. Ricordo però, solo gli oggetti acquistati negli ultimi 30 giorni sono idonei. Quindi, ragazzi, se voi purtroppo avete acquistato queste skin o questi picconi più di un mese fa, non potete, e mi dispiace dirlo, non potete fare rimborso. E ragazzi, un però, come vedete, ragazzi, sotto qua c'è scritto 0 restanti, nessun rimborso residuo. Noi, ragazzi, assisteremo a questo video. Come vedete, lui ha 2 rimborsi rimanenti. E fin qua, ragazzi, ci siamo. Come vedete, questa qua è, diciamo, la schermata che esce quando uno deve fare un rimborso. Possiamo rimborsare tutte le skin che abbiamo acquistato. Ci darà ovviamente indietro i V-Bucks. La prima sezione è item selection, quindi dobbiamo selezionare l'oggetto. Dopodiché la ragione, e infine ci darà il rimborso e sprecheremo un ticket. E però ragazzi, noi andiamo su, anziché settings, reporting feedback. Raga, attendete perché questo qua dovrebbe essere un glitch. Andiamo su reporting feedback, report a bug, quindi facciamolo passo passo. Allora, impostazioni, no, non impostazioni. Apriamo il menu, segnalazioni commenti. Dopodiché andiamo su, segnala un bug. Scendiamo giù, vediamo un po' cosa fa ragazzi. Lui scende giù e va su shop, locker and lobby. Quindi negozio, armadietto e lobby. Negozio, armadietto e lobby, ci clicchiamo. E si apre questa sottocategoria. Ok raga, attendiamo insieme raga, vediamo un po'. Scende giù e clicca su reward I aren't appearing. Raga, non so cosa sia, clicchiamoci un secondo. Ok, le ricompense che non ho, che ho guadagnato non compaiono. Ok raga, mi sto un attimo preoccupando. Noi ci clicchiamo. Raga, io sta roba non l'avevo mai vista. Cos'è sta roba, raga? Ripeti cattura. Oh mio Dio, che figa. Vabbè, comunque continuiamo, ragazzi. Ok. Ah, raga, un secondo, ho capito. Lui fa lo screen del pass, a quanto ho capito, raga. Vabbè, vediamo cosa fa. Oh, accetta. Perfetto, raga, mi sto un attimo trincherando perché dobbiamo capire. Thanks. Report. Vabbè, quindi segnalazione ricevuta. Investigheremo, buona fortuna. Ok, allora ci sono diversi passaggi da fare. Facciamo così, allora, lui era nel pass battaglia, quindi ricapitoliamo per così facciamo chiarezza, no, skippate, tranquilli. Voi andate nella sezione pass battaglia, aprite il menu a tendine, seleziona segnalazioni sbarra commenti, segnalo un bug. Scendiamo giù, negozio, armadietto e lobby, ci clicchiamo. Scendiamo giù, clicchiamo su le ricompense che ho guadagnato non compaiono, fallo screen, clicca su continua, dopodiché fa accetta. Quindi abbiamo, a quanto ho capito, inviato, ragazzi, abbiamo inviato la segnalazione. Fatto. Ok, grazie. Grazie per aver inviato la segnalazione. No, dopodiché chiudiamo, ok? Apriamo le impostazioni e andiamo su questa categoria. Dopodiché, ragazzi, lui mette su off, a quanto ho capito. Sì, mette su, anzi no, mette su on mature language filter. Andiamo qua sotto, filtro linguaggio maturo, mettete sì. Ok ragazzi, fatto. Successivamente c'è l'ultimo passaggio da fare. Dopodiché, a quanto capito, avremo questi nostri rimborsi. So che raga avete un sacco di confusione, ma tranquilli, pian piano, dopodiché lo ripeterò da capo, passo passo. Tranquilli ragazzi, stiamo solamente capendo come funziona. Ti reca nuovamente su sempre segnalazioni, report a bug, va sempre giù e clicca su other, quindi altro. Facciamolo pure noi. Andiamo qua, segnalazioni, commenti. Ci siamo. Segnalo un bug, va giù, altro. Perfetto. Perfetto ragazzi, riesce anche a lui questa schermata, fa accetta, accetta, continua, confermato. Facciamolo pure noi, continua, accetta. Ok ragazzi, abbiamo di nuovo inviato quest'altra segnalazione. Chiudiamo ragazzi, chiudiamo. Dopodiché, a quanto ho capito, ci sarà l'ultimo passaggio da fare e avremo finalmente finito, ragazzi. Siete pronti? Ok ragazzi, proprio ora ha inviato il bug. Sentiamo cosa dice. Ok. Oh mio Dio, si è buggato tutto, raga. Mi sa che il glitch a lui ha funzionato, ragazzi. Guardate cosa è successo. Guardate attentamente cosa è successo, ragazzi. In pratica si glitcha, fa così. King Alex, a quanto dice nel video, entro 24 ore avremo i nostri altri 3 rimborsi di nuovo all'interno dell'account.
Ragazzi, ragazzi, fermi un secondo, non è uno scherzo. Sono passata all'incirca 2 ore, sono andato a farmi la doccia e ho combinato altre cose. Raga, sapete cosa è successo? Mi è arrivata un'email da Epic Games, che vi metterò lo screen proprio qua sullo schermo. E in questa email diceva che appunto Epic Games, quindi Fortnite, ha rilevato che c'era stato un problema con delle ricompense che non avevo ottenuto. Allora ho detto, boh, magari ha funzionato, magari ho i rimborsi. Raga, guardate cosa ho fatto prima di registrare. Sono andato qua, ho cliccato su richieste di rimborsi totali. 3 richieste restanti, raga. Quindi ha funzionato. Ragazzi, mi ha funzionato. Sono passate 2 ore e 10. Aspetta, vi dico subito il tempo quanto è passato. All'incirca 2 ore e 10. Io ho iniziato a registrare un po' prima. All'incirca 2 ore e 10 minuti, raga, mi è arrivata l'email sulla mia email di Epic Games. Quindi in pratica, ragazzi, l'unico oggetto che posso rimborsare però è questo qua. Ok, raga, molto interessante. Vado subito a rimborsarlo, sono sincero. Guardate qua, raga, ha funzionato, ragazzi. Io non ci posso credere, raga. Ha funzionato. Io posso mettere acquisto involontario, acquisto non autorizzato, oggetto non come previsto. Quindi io farei, raga, sapete cosa? Metto acquisto involontario. Hai solo 3 richieste, raga. Mi hanno... Oh mio Dio, raga, non ci sto credendo. Cioè, io avevo 0 richieste, ora ne ho di nuovo 3, raga. Io questo glitch lo userò per sempre. Mi raccomando, ragazzi, voi non usatelo. Fortnite, questo video è solamente a scopo informativo, eh. Anche se poi sicuramente tutti quanti lo utilizzeranno. Raga, vado in via richiesta di reso. Meno 3, meno 2, meno 1. Il tuo account ha un massimo di 3 richieste di reso totali. Vuoi davvero usare una richiesta di reso sull'attenti? Sì, voglio usare una richiesta, no, riportami indietro. Che figata, ragazzi, che figata. Clicchiamo sul sì, meno 3, meno 2, meno 1. Ho cliccato, raga, richiesta di reso. Oh mio Dio, raga, che figata. Ok, a posto, hai restituito sull'attenti 300 V-Bucks sono stati accreditati sul tuo account. Oh mio Dio. Raga, vi dico la verità, questa cosa non me la sarei mai aspettata. Io vi invito naturalmente a non farlo, perché questi glitch non vanno utilizzati. Però ragazzi, facciamo così, ho una bella idea. Se voi lasciate like entro questi 10 secondi e vi iscrivete, pubblicherò un nuovo video per quanto riguarda un altro glitch, sempre da fare all'interno dell'account, per autoregalarsi tutte le skin di Fortnite. Perché io posso farlo, non sto scherzando. Avete visto questo video, era la prova che non era un video fake. Quindi meno 10, meno 9, meno 8, meno 7, meno 6, meno 5, veloce, anche il like e l'iscrizione, meno 4, velocissimi, meno 3, meno 2, meno 1, tempo scaduto. Noi ci becchiamo nel prossimo video, raga, davvero epico, bella boy. Ragazzi, un secondo di attenzione per quelli che sono proprio miei fan, quindi a quelli che li interessa. Visto che il video dell'account è piaciuto davvero tantissimi di voi, molte persone hanno visto il video, hanno messo like e si sono iscritte. Esattamente giorno 30, mercoledì sera, alle 21:15, quindi ragazzi, segnatevi questa data, il 30, fra 10 giorni esatti, farò una live in cui regalerò 3 account con Ghoul Trooper rosa, Skull Trooper viola e infine l'amatissima Renegade Rider. Non ci credete, sicuramente nessuno di voi ci crederà. Dice sì, Kalex, ma tu come ce l'hai questo account? Vi assicuro che ce l'ho. Giorno 30, 21:15, farò questa live davvero speciale. Anche perché da un mese che non faccio più live. Quindi mi raccomando, ragazzi, voi iscrivetevi, lasciate like. E vi ricordo che domani, giorno 21, molto probabilmente farò uscire un secondo video d'account, perché è piaciuto davvero tantissime persone di voi. Mi raccomando, ragazzi, like, iscrizione, commento, condivisione. Detto questo, ragazzi, io ci vediamo al prossimo video. Bella boy.